dottor Giulio Di Sabato, presidente di Asso Moda e titolare dello spazio dell'azienda Sari Spazio, uno showroom multibrand di cui poi ci racconterà più nel dettaglio. Ma iniziamo da Asso Moda. Cosa rappresenta oggi soprattutto per la PMI, la piccola e media impresa? Asso Moda appunto è l'associazione italiana delle agenti, rappresentanti e distributori di moda. Un'associazione molto importante oggi perché si colloca fra il produttore e il dettagliante finale. Siamo, diciamo, le strutture che distribuiscono questi stilisti o PMI nel mondo, all'estero, più che altro che producono un vero made in Italy. Sappiamo che purtroppo non abbiamo un grande problema a livello politico ed europeo. Cioè in Europa non c'è l'obbligatorietà di mettere il made in all'interno. Ci sono molte aziende che di questo, diciamo, ne traggono vantaggio, però la maggior parte delle PMI e dei giovani designer assolutamente fanno un verissimo made in Italy, fatto al 100% in Italia, anche perché all'estero o esporti perché hai un nome, sei una grande griffe, o esporti perché hai un prodotto bello, fatto bene e stilisticamente molto avanzato, che altri oggi non riescono a fare, nemmeno i cinesi, anche se, diciamo, la loro produzione sta crescendo, però ancora il Made in Italy rimane il Made in Italy, il vero valore aggiunto della nostra, diciamo, nazione. La moda compone, diciamo, il secondo fatturato per quello che è l'Italia. Il primo è il meccanico e l'automobile, però se fossero scissi l'automobile dal meccanico diventa il numero uno. Io dico sempre che la moda è il nostro petrolio, i nostri diamanti, il nostro oro, perché purtroppo non abbiamo niente di tutto ciò. Lei lo sta capitalizzando attraverso questa azienda. Allora parliamo un attimo di Sari Spazio, che è un vero e proprio concept che unisce moda, arte, anche accoglienza, insomma, living. Quest'anno, tra l'altro, è un momento per noi importantissimo perché sarà il nostro 25esimo anno di attività, visto che ho aperto la Sari Spazio nel 1989, e per far questo un anno fa, tra l'altro, finalmente dopo tanti anni, diciamo, di lunga professione, ho aperto la mia struttura, uno showroom di 2000 metri quadrati con all'interno una galleria d'arte, anzi si chiama Art Gate perché è sempre un'evoluzione della galleria d'arte, con all'interno anche ristorante, bar e anche una lounge dove i clienti possono rilassarsi. Tra i vari marchi che ospita all'interno del suo showroom, quanti di questi sono stati creati, ideati da giovani designer che ancora magari il grande pubblico non conosce? Beh, io addirittura ho, diciamo, una sezione dedicata ai giovani designer e li stiamo aiutando. All'inizio io sono stato uno degli showroom, diciamo, a vendere anche Dolce Gabbana, Tommaso Stefanelli, Angelo Mozzillo. I giovani designer sono importantissimi, ripeto, dobbiamo sempre più aiutarli. Infatti, oltre ad Asso Moda, Camera Nazionale Moda, con l'avvento poi del nuovo ministero delegato, la signora Jane Reeve, stiamo infittendo, diciamo, i nostri colloqui e collaborazioni proprio per far sì che insieme a noi aiuti finalmente a promuovere i giovani e a far tornare anche molti giovani italiani e non solo, che prima sfilavano soltanto a Parigi o a Londra, perché qui non si sentivano aiutati o spinti nella maniera in cui dovremmo fare. Ecco, stiamo insieme facendo questo per riportare i giovani e aiutarli finalmente a internazionalizzarli, insomma ad aiutarli anche dall'inizio, dalla produzione fino alla sfilata, eccetera. I giovani stilisti, da quali mercati sono più apprezzati? Qual è la maggiore affluenza? Ovviamente noi non distribuiamo in tutto il mondo, ma siamo gli specialisti per quel riguardo la distribuzione nel Medio Oriente, perciò tutti i paesi arabi, Estremo Oriente, perciò Hong Kong, Taiwan, Corea, Giappone, Singapore, Cina, che appunto fra poco sarà anche per i giovani e per le PMI un mercato importantissimo, e poi, ultimo ma non ultimo, i paesi dell'Est, Russia in testa, perciò noi, ecco, in questi mercati vendiamo questi giovani designer, li ho detto, non perché ovviamente hanno il nome o il brand sia conosciuto, ma perché il loro prodotto è un prodotto made in Italy, fatto veramente benissimo, bellissimo anche a livello proprio di design, con un prezzo molto più interessante, chiaro, rispetto alle grandi griffe. Grazie a dottor Giulio Di Sabato, presidente di Asso Moda e di Spazio Sari.